vi posso fare i consigli manga di questa settimana. Per fortuna mi ero preso delle cose da leggere, che secondo me è abbastanza interessante. La prima che mi sento di consigliarvi è L'ultima fatica di Kazuhiro Fujita, autore di Ushetora, Moonlight Act, Lo sguardo sinistro della luna, Springald, Black Museum, insomma, un sacco di cose molto molto fighe da leggere, spero le abbiate lette. Se non avete mai letto niente di Fujita, probabilmente questa storia potrebbe spiazzarvi. Distruggete Sobutei. Prima di tutto, vi spiazzerà il fatto che io vi consiglio una cosa pubblicata da Gowen, ma purtroppo, se si vuol leggere le cose più particolari di Fujita, come Karakuri Circus, bisogna prenderlo Gowen. E questa è proprio l'ultima fatica di Fujita, che è finita nel 2021, con serie conclusa in 25 volumi. È uscito già il terzo di Distruggete Sobutei. E quindi io sto mettendo le mani avanti perché sapete bene come funziona con Gowen: escono un paio di volumi, poi il terzo, quando sarà. Però Fujita lo hanno sempre pubblicato tutto, molto probabilmente perché vendeva. Io spero continui a vendere anche con Distruggete Sommobuta, no, Distruggete Sobutei, e quindi lo si possa portare a termine. Ora, perché si dovrebbe leggere Distruggere Sobutei? Oltre al fatto che è la storia di un grande maestro del manga, ma perché è una storia proprio divertente. Ci andremo a impelagare anche nella questione tecnica del volumetto, che secondo me è un po' particolare. Distruggete Sobutei è la storia di questa magione, di questa casa infestata, che è indistruttibile sostanzialmente. Ci provano in tutti i modi. Letteralmente il governo giapponese prova a distruggere questa magione con i caccia, bombardieri, gli lanciano sopra le bombe, evacuano tutto il quartiere, si distrugge tutto il quartiere, tranne che questa magione infestata. Ma contemporaneamente, mentre provano a distruggerla, riappare un aereo di linea sparito 45 anni prima, da cui esce fuori un ragazzo con dei superpoteri. E questo ragazzo ha la possibilità di trasformare i suoi arti in trivelle. Perché non lo sai. Che cosa succede? Non lo sai. Perciò vi consiglio di prendere anche il volume 2, perché nel volume 2 c'è già qualche spiegazione in più proprio sull'apparizione del volume 1. Ma lui è solo uno dei protagonisti della storia, perché il vero protagonista della storia è questo disegnatore, un artista che vuole diventare un autore di libri per bambini, che praticamente è l'avatar di Kazuhiro Fujita, naturalmente. Si mette a disegnare cose che sono tutte tremende e infatti poi vengono respinte dalla casa editrice, che in questo manga è Shogakukan, e lo rifiutano e gli dicono: ma guarda che te disegni delle cose troppo, troppo brutte, ma quale bambino le leggerebbe mai? Però un bambino che vuole leggerle c'è. Ed è il suo nuovo vicino di casa. Nuovo vicino di casa che abita a fianco a questa magione spettrale. Lui gli dice: ma perché la notte non vai a fare qualche sopralluogo? Vai a vedere un po' questa casa, se è veramente infestata oppure no? Ebbè, il bambino ci va. Ma il padre viene inghiottito dalla casa. Lui rimane traumatizzato. E la casa allora piglia fuoco. A posto, quindi senso di colpa. Oh cazzo, ho detto a questo bambino che doveva andare, è successo il peggio. Tremendo. Comunque c'è una densità di informazioni in ogni volume, vi giuro, che è proprio pieno, pieno, pieno. Lui chiaramente sta col magone, dice: no, mi ho fatto traumatizzare questo bambino che ha visto il padre morire, è colpa mia. Quindi si porta un po' questo magone dietro. Ma si scopre che lui è collegato con il ragazzo apparso da dentro l'aeroplano. Cioè, a quanto pare, il ragazzo nell'aeroplano sparito 45 anni fa è tipo lo zio del protagonista. Il tipo con le trivelle, per qualche motivo, non è mai invecchiato. Sono passati 45 anni, chissà dov'era, chissà che cosa stava facendo. Ok? No, Kafka, Val, tu non stai capendo. Tu non stai capendo, perché sta roba è piena zeppa di cose strane.
Ed è proprio questa la bellezza del manga. Cioè, ogni volta esce fuori qualche altra cosa che non sai. Tipo, appare la sorella maggiore del bambino traumatizzato, perché la sorella maggiore è una esorcista che negli ultimi 3 anni stava facendo un allenamento assurdo sulle montagne in Giappone per diventare esorcista. Scopre che il padre è morto, scopre che il fratello sta in ospedale, allora corre a Tokyo per andare a parlargli, per scoprire, per sapere cosa è successo. Cioè, si stanno mettendo in moto all'interno di queste poche pagine tantissime cose, perché c'è tutto un antefatto legato al governo giapponese, cioè le persone del governo giapponese più eminenti, il presidente del ministero e il ministro della difesa, sono due ragazzi che hanno perso la loro amica dentro la Sobutei quando erano ragazzi. E ora che sono adulti e fanno parte del governo giapponese, decidono di distruggere la casa maledetta. Con le armi convenzionali non ci si riesce, ma vedendo che un po' alla volta cominciano ad apparire tutte queste persone speciali, tutte queste persone particolari, vedete qua usano le palle da demolizione per tentare di distruggere la casa inghiotte come se fosse viva la palla da demolizione, guarda qua, impossibile, come se fosse diventata tipo di gomma, e non riescono a distruggerla, ma si stanno riunendo tutte queste persone speciali. Allora mettono in piedi tipo un esercito, va, di persone particolari con delle capacità speciali. C'è questo monaco maledetto, ci sono questi scienziati, c'è questa che sembra la classica vecchietta che parla con la bambola dei film americani, ci sono le veggenti, ci stanno altri personaggi, cioè insomma mettono in piedi una squadra di persone per entrare dentro sta cazzo di casa e distruggerla. So che sembra tutto molto strampalato, so che sembra tutto molto fuori di testa, ma è proprio questo il bello del manga. Cioè, secondo me, questi disegni super elaborati, super sporchi, pieni di tratteggio, pieni di dettagli, mostri che escono fuori dappertutto, le loro personalità che sono sempre più assurde, di tutti questi, chiamiamoli soldati, va, soldati del paranormale, che vanno per distruggere la casa, poi entrano nella casa e scoprono che è molto, molto più estesa di quello che credevano, che la casa dentro è piena di altre case, di cose strane, non ci sono solo i mostri, ci sono persone che sono state manipolate dallo spirito della casa, succedono un botto di cose. È fuori di testa. Perché vi ho detto di prendere i primi 2 volumi? Non solo perché ci sono degli sviluppi di trama che sono, secondo me, abbastanza necessari da assorbire subito, perché il primo volume raccoglie così tante informazioni, è così denso, che inevitabilmente, secondo me, sembra un po' troppo strano o forse anche pesante. Nel secondo volume si comincia a delineare un po' meglio quelle che sono le personalità dei vari personaggi, che nel primo volume vengono soltanto buttati così all'interno della storia. Poi più avanti vengono arricchiti da tutta una serie di sfumature. Ma soprattutto c'è una cosa che io leggevo e dicevo magari, ed è questo qua. Allora, nelle alette ci sono il messaggio dell'autore con i vari disegni e c'è sempre una specie di poesia. Anche nel volume 2 c'è una poesia e vi leggo. Cos'è che deve essere distrutto? Tu, che col martello in mano hai ispezionato i tuoi dintorni finché alla fine non ti sei arreso, sicuramente ricomincerai a farti strada, cercando di non fare rumore. Poi invece la poesia è: distruggere, cosa distruggere? Il pulcino viene covato, ma da mamma chioccia il suo dolce calore soffocato. Quando il mondo finirà, un martello da questo guscio ci libererà. E entrambe queste poesie sono firmate Daido Sakamaki. Io inizialmente ho pensato
Ma forse sono delle poesie vere? No. È un personaggio del manga e si scopre essere l'architetto di Sobutei, che viene nominato solo nel volume 2. Perciò vi dico, recuperate quantomeno i primi due volumi da leggere insieme, così secondo me avete le idee più chiare ed è anche più divertente. Ora, senza dubbio, Kazuhiro Fujita è un autore che già di per sé si recupera a mani basse perché è divertente, perché ci mette sempre il folklore giapponese, ma soprattutto dentro ci mette anche un sacco di informazioni molto particolari che riguardano davvero, davvero l'architettura. Infatti, leggendolo, mi sono reso conto che, diciamo, c'è una bella ricerca. Non so se conoscete l'artista avanguardista Genpei Akasegawa, però lui si era inventato questa cosa degli oggetti da mettere dentro una casa che non c'hanno tanto senso. I Thomasson, proprio Thomas con on finale. I Thomasson sono degli oggetti d'arredamento, ma sono più che altro delle cose inutili, nel senso loro all'interno del manga trovano su queste strutture degli appendiabiti con sopra i cappelli, oppure trovano una scala che li porta sul tetto e da nessun'altra parte. Cioè, questi sono gli oggetti inutili all'interno di una casa che però la rendono particolare, ed è una cosa vera. Quindi con Fujita, secondo me, si riesce sempre a scoprire qualcosa. Spiega tante cose del mondo giapponese, tante cose dell'arte. Alcune cose non sono vere, chiaramente, che sono quelle fantasy, mostri, folklore, vabbè, le sacerdotesse che fanno le peggio cose. Ma se vi piacciono storie dove ogni tanto vi fermate per andare a cercare questa informazione, per vedere se questa informazione è vera, se vi piacciono le cose tipo la rivista Mu, i casi alla Mistero, per capirsi, no? Quelle cose dove dici, ma è vero, è falso, vabbè, ma sono tutte stronzate, però sarebbe bello se fosse vero, no? Allora ti cerchi questa informazione, eccetera, eccetera. Sicuramente Distruggete Sobutei fa per voi, ed è come una scheggia impazzita. Come vi dicevo, scoprirete un po' alla volta i caratteri dei vari personaggi, vi divertirete leggendo le storie, vedendo anche come cambiano capitolo dopo capitolo e quanto crescono, e crescono alla velocità della luce. Cioè, ogni volta tu pensi di aver compreso il personaggio, Fujita ti dice no, non l'hai compreso, c'è un'altra cosa che ti devo raccontare. E un po' alla volta vengono aggiunte tutte queste informazioni che a un lettore inesperto sembreranno delle supercazzole, e forse un po' lo sono anche, ma fa parte della cifra stilistica di Fujita, che quantomeno non ti annoia. Cioè, se volete leggere un fumetto che ogni capitolo ti sorprende ed è disegnato come se fosse una scheggia impazzita, allora assolutamente da recuperare. Distruggete Sobutei, primi due volumi, vi consiglio di leggerli insieme per avere un quadro più chiaro, come vi dicevo. Ed è uscito anche il 3. Lo so, è Goen, esce, non esce, è un casino, però sono sicuro che questo lo porteranno a termine come le altre cose di Fujita. Per la questione qualità del libro, mi volevo soffermare un attimo su questo. Allora, ho notato un errore di traduzione nel primo volume, perché viene detto che il presidente del Giappone darà questa ricompensa di 248 milioni di yen, che, oddio, è tanto, però, diciamo, commisurato a andare a morire, perché se non riesci là dentro muori, è un po' complicato, no? E infatti, nel volume successivo, questa traduzione è stata già aggiustata, perché si tratta non di 248 milioni, ma di, non so se riuscite a leggere, 24 miliardi e 800 milioni. E quindi già qua
qualità dell'edizione italiana altalenante, e sono solo i primi due volumi, però vabbè, sappiamo come funziona con Goen. Struttura proprio del libro, vi dirò, con la sovraccopertina, boh, si fa leggere bene. La sovraccopertina stessa non mi dispiaceva, anche se è quel tipo di materiale che appena tocca qualcosa, come vedete, si piglia un colpo, si piega, si graffia. Non è proprio fantastico. Quando ho tolto poi la sovraccopertina, la qualità della copertina di cartoncino, il rivestimento sopra, un po' strano, vedete quanto è lucido, è proprio stranamente liscio e mi sembrava un po' decentrato. Cioè, tipo, non so se ci fate caso, ma sopra, vedete, il c'è anche questo bordino in più, credo, non lo so. Il lato di sopra mi sembrava più stretto del lato di sotto, e in generale vedo che tutto il manga è impaginato con l'abbondanza sopra troppo alta. Quindi hanno preso il manga e l'hanno schiacciato verso il basso. Infatti capita spesso di vedere dei dettagli del lato di sopra del manga che secondo me c'è troppa aria. Cioè, questa roba qua non è che la si deve leggere per forza. Spesso l'autore lascia tutto quello spazio sopra proprio perché sa che quando verrà impaginato, stampato nel tankobon, viene mangiato un po' questa porzione del disegno. E quindi è un disegno che alla fine sì, lo fa, ma non è che serve chissà quanto. Infatti spesso è vuoto. E in questa edizione lo si vede troppo, secondo me. Quindi hanno abbassato l'abbondanza così, senza senso. Ma tralasciando questi due problemi, diciamo quello strutturale del libro, manco lo considero troppo un problema, nel senso che si tiene bene, la copertina c'ha una qualità un po' strana, però ok, alla fine si fa leggere, non è che mi si è rotto in mano. Però diciamo questi due problemi che riguardano la tecnica sono da segnalare. E, come dicevo, per tutti i motivi di prima, recuperatelo, Distruggete Sobutei, volume 1 e 2, perché è divertentissimo. Mi piacciono fumetti impazziti, cose strane, mostri, eh? Questo fa sicuramente per voi. Altro manga, invece, che ho letto e che mi è piaciuto e che mi sono divertito, è Hada Camera. Allora, questa è una cazzatona, porcellosa, non grande approfondimento, però secondo me buone intuizioni per vedere se si può riflettere su alcuni temi, non tanto nel manga. Secondo me anche nel manga succederà, però più per far ragionare noi come lettori. Perché mi intrigava? Perché è una storia che, a prescindere dall'essere erotica, ha un assunto di base fantascientifico che trovo interessante. Cioè, viene recuperata questa vecchia macchina fotografica, che tra l'altro a occhio mi sembra di avere lo stesso modello. Se ho lo stesso modello rido come un pazzo, dopo vediamo. E viene recuperata questa vecchia macchina fotografica che permette di fare le foto alle persone a cui, diciamo, si vuole bene, che si amano, va? Diciamo così. Infatti, quando fa la foto a questa ragazza, c'è una percentuale. Questa percentuale è ciò che lei prova nei confronti di chi fa la foto. Quindi, diciamo, questa è una macchina fotografica particolare, perché la foto, quando esce fuori dalla macchina, non è già sviluppata, ma si sviluppa quando un'altra ragazza tocca quella fotografia. E succede proprio questo. Ora devo censurare un po' perché ci sono le tettazze un po' dappertutto. Questa amica del protagonista che tocca la foto, letteralmente, c'è un po' di tettazze qua, letteralmente le si sviluppa addosso l'altro personaggio. Cioè, questa si sveglia ed è un'altra ragazza. Cioè, è sempre lei, però addosso ha il corpo di quell'altra ragazza. E quindi succede. E poi, succedono tutte queste cose, chiaramente un po' da, diciamo, da harem.
perché arriva pure un'altra ragazza. E, diciamo, queste cose intrigano le altre persone. Poi si mettono d'accordo per fare le foto a lei di nascosto, perché poi lei è segretamente innamorata del protagonista. Infatti, quando lui la inquadra, io non so se poi se ne rende conto. A un certo punto, secondo me, non se ne rende conto. Ma quando inquadra lei, appare una percentuale molto più alta, tipo il 42%. Ok? E quindi, cioè, si capisce che lei è infatuata, no? È innamorata di lui. Però lui è innamoratissima dell'altra. E allora questa ragazza, pur di stare con la persona che ama, si fa mettere addosso il corpo, si fa sviluppare addosso il corpo di quell'altra pur di stare insieme. Quindi è una situazione un po' malinconica, cioè ci stanno i momenti qui un po' zozzarelli, un po' di tettazze dappertutto, piedini, culetti, sì, in realtà si va anche ben oltre, eh. Però lei si costringe a indossare queste immagini pur di stare con lui. Quindi è un po' malinconica sta cosa. E secondo me, infatti, farà riflettere prima o poi. Un po' alla volta, come vi dicevo, nasce un po' un harem, perché questa è la ragazza che ha venduto la macchina fotografica. E dice: "Oh, ma sta macchina fotografica, ma come cazzo funziona?" E salta fuori che c'erano un manuale, c'era il manuale della macchina fotografica con tutti degli appunti, forse del precedente proprietario, che ha segnato tutto, ma manco fosse il Death Note, con le informazioni scritte, se fai la foto così, devi fare la foto in questo modo, solo a quelle persone, la percentuale significa questo, bla 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 bla. Quindi diciamo che viene spiegato un po' tutto e queste foto sono pure indistruttibili, queste foto. Ci stanno tutta sta serie di regole, le fotografie sono pure indistruttibili. Insomma, un casino, va bene? Un casino. Però si va anche oltre l'erotismo, perché ci sono proprio dei momenti di sesso, anche se il protagonista non vorrebbe, perché il protagonista è fissato con questa cosa qua. Diciamo, il suo principio è: non si può fare sesso se non con una persona che ti piace al 100%. Quindi, diciamo, questa idea della percentuale trova pure un riscontro all'interno della macchina che ha già le percentuali impostate e ti dice quanto in percentuale l'altra persona ti vuole bene. Vabbè, vabbè, sta stronzata, diciamo, che va così. E ci sono, insomma, dei momenti di sesso veri e propri. Qui c'è una completa fellazio, per quanto censurata, con le censure forse più odiose di sempre, le spade laser. Se non sapete cosa sono le spade laser, sono la censura degli organi genitali fatti con un alone bianco che sembra appunto una spada laser che ha la luminescenza intorno. Penso sia una delle censure più brutte di sempre, però quantomeno le tette non sono censurate. E secondo me fa nascere delle riflessioni. L'altra ragazza che si costringe a indossare i corpi altrui è innamoratissima di lui, si vede. Più volte durante il manga si masturba e noi la vediamo completamente, quindi diciamo il manga da questo punto di vista, a parte censurare i genitali, non lesina su niente, ci fa vedere veramente tutto. Però c'è sta cosa strana di lui che ormai è diventato come un tossico, no? Come un drogato. Infatti, quando torna da lei e anche con lo sguardo spento, ha fatto un'altra foto di nascosto alla ragazza di cui è innamorato. E letteralmente lui sta proprio come un pazzo. E dice: "Dai, per favore, usa la foto, indossala." E alla fine del volume ci sono tutte le regole della macchina fotografica. Ora, vale la pena leggerlo? Io vi dirò, per le implicazioni che potrebbero esserci, e qui mi aspetto quindi nel futuro delle cose, per le implicazioni che potrebbero esserci, cioè guarda che stai facendo soffrire un'altra persona perché la stai costringendo prima di tutto a indossare il corpo di un'altra persona pur di
pur di stare con te, lei lo fa. Ma stai diventando pure una specie di tossico che vai di nascosto a fare le foto a quella ragazza per poi farle sviluppare sul corpo della tua amica. E quindi... è come se fosse un po' una specie di parallelismo dei rapporti tossici, della fissazione con le... con le riviste pornografiche, a comprarle sempre. È particolare. Non dico che non lo sia. È una cazzatona perché è una cazzatona. Cioè, questa è proprio una di quelle cose che ti fai la seghina, diciamo. Perché, cioè, alla fine questo è. Cioè, lui che sogna le altre ragazze. Cioè, in generale, quella di cui è innamorato. Le vede sempre nude, le sogna nude, bla bla bla. Ok, è la solita stronzata. Però queste implicazioni potrebbero essere molto interessanti perché mettono in discussione quelli che sono un po', immagino, i nostri dogmi, il modo in cui noi vorremmo vivere una relazione. Ok? Nuovo video di Faber, vediamo quando Faber lo scoprirà. In realtà questo è uscito a novembre, quindi già non è una nuova uscita. Perché l'ho scoperto adesso? Perché mi è uscito il 3. Quindi ho detto, mo piglio il numero 1... vediamo com'è. E vi dirò. E infatti poi dovevo decidere se prendere 2, 2, 1 e 2. E siccome ero più sicuro con Fujita, perché già adoro Kazuhiro Fujita, ho detto prendo 2 di Distruggete Sobutei, che sono sicuro che mi sarebbe piaciuto. Infatti mi è strapiaciuto e ve lo straconsiglio. E poi ho preso soltanto il numero 1 di Ada Camera, che poi in realtà, nonostante sia un harem, nonostante sia... principalmente erotico e non altro, sottende delle domande e delle riflessioni che non sono male. Perciò, quantomeno, ci sono un bel mistero fantascientifico, belle ragazze disegnate, tante tette, tanti caratteri da scoprire, perché poi, un po' alla volta... c'è un'altra cosa che non viene detta, non viene spiegata. Quando si fanno queste foto con la macchina, la persona che subisce la fotografia sente qualcosa. Non si sa bene che cosa. Sta roba qua non viene spiegata nemmeno nelle regole alla fine, nemmeno nel manuale della camera. Non so se sente tipo l'amore di chi scatta la foto, non lo so. Però... sì, è una di quelle cose che è una cazzatona, un po' psicopatico, c'è il sesso giusto, quindi va bene. Cazzatona, ma non banale. Esatto, esatto. Perché comunque, se vi devo consigliare cose che spendete un po' di soldini, quantomeno recuperate, prima di tutto, delle cose per le quali sono sinceramente contento di averle lette e che magari vi possono dare qualcosa. Magari non è la vostra cup of tea, però almeno provate dei fumetti leggermente superiori alla media.